Mantova è una piccola città, ma in realtà è una città internazionale e dobbiamo ritrovare l'ambizione. L'ambizione è quella delle grandi imprese. La città del futuro è una città che guarda i giovani, è una città che guarda l'innovazione sociale per prendersi cura dei propri anziani, è una città che studia modalità diverse e sostenibili per vivere la città e per muoversi nella città. È una città che vuole riqualificare il suo rapporto con l'acqua e riappropriarsene definitivamente. È una città che vuole nuove imprese, ricerca, università in grado di portare qui i migliori giovani che hanno voglia di studiare, di prepararsi, di fare la differenza. Queste sono le sfide di tutte le città d'Italia e d'Europa. Mantova però ha molte carte a giocarsi. Grazie in realtà a tutti i mantovani e a tutte le mantovane che in quest'anno dimostreranno una cosa molto semplice, ma fondamentale. Di amare la propria città, di voler trasmettere l'amore per Mantova a chiunque verrà qui e di voler dire a ciascuno: guardate che questo futuro, il futuro della nostra città, dipende da tutti noi, da tutte noi. Questo è l'orgoglio e l'ambizione che dobbiamo sentire e questa è la sfida ed è l'investimento più importante che una comunità può fare su se stessa e per le nuove generazioni. Sono occasioni uniche in cui vanno unite le forze, vanno unite le idee, le risorse per valorizzare al meglio i nostri territori, le nostre comunità, perché abbiamo tanto da mostrare al mondo e vogliamo farlo nel miglior modo possibile, ecco, unendo tradizione e innovazione, guardando al futuro, investendo soprattutto nei punti di forza e nelle eccellenze dei nostri territori. Guardavo prima le vostre facce, bellissime, e come guardo sempre con grande stupore in settembre quelle delle persone che vengono al festival. E invece sono colto da smarrimento quando passeggio, in questi giorni passeggiavo con un cane perché mia figlia aveva la varicella, allora mi aveva dato il cane, e passeggiavo per la città e la città era vuota in alcuni orari. Bellissime le case, bellissimo tutto il nostro patrimonio, bellissimo il recupero, però la nostra deve tornare a essere una città nella quale quando si cammina per strada ci si incontra. L'insieme fa quella cultura e quel modo di vivere che rende bella una città, non soltanto per i suoi monumenti, ma per la sua gente. Mantova è bella perché siete belli voi. Credo che proprio questo anno dedicato a Mantova come capitale italiana della cultura sia stato un percorso lungo che ha portato a valorizzare tanto della città di Mantova e del territorio, e che il riconoscimento permetterà di poter portare come comunicazione, come informazione in tutta Italia e non solo, perché abbiamo comunicato anche questo anno straordinario per la nostra città a Bruxelles e alle istituzioni europee. Quindi questo è una grande occasione, un nuovo punto di partenza. Le tendenze di questi anni hanno confermato una crescita costante del turismo, più 20% negli ultimi 5 anni, e crediamo che quest'anno possa essere veramente un anno che dà una svolta importante.